È arrivato venerdì, allora noi vi diamo un consiglio. Magari la settimana è stata impegnativa. Rimanete in poltrona, rimanete seduti sul divano, rilassatevi, perché quest'oggi vi facciamo un regalo bellissimo e ce lo facciamo anche a noi, grazie. Eh sì, Giacomo, lo facciamo anche a noi. È una storia d'amore che ci riempie il cuore, una storia che ci viene dal mondo dello spettacolo, una storia che ci parla anche di fede, e allora noi vogliamo conoscerla quest'oggi. I protagonisti sono Ilaria Della Bidia e Attilio Di Giovanni. Li sentiremo parlare fra pochissimo, ma prima li vogliamo subito sentire in musica con una canzone bellissima che è già un omaggio alla giornata di domani, la giornata della memoria, che ci invita a guardare con un sorriso. Beautiful That Way. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Prendetevi questo applauso e raggiungeteci da questa parte dello studio. Grazie. Un altro applauso a Ilaria Della Bidia. Benvenuta. E a Attilio Di Giovanni, il maestro Di Giovanni. Grazie. Benvenuti. Benvenuti e grazie. Prego. Grazie a voi. Accomodiamoci. Ve l'avevamo detto che sarebbe stato un regalo bellissimo e noi manteniamo le promesse, come cantava Ambra tanto tempo fa. Allora, è una storia d'amore che vogliamo raccontare, quella di oggi, ma non è solo una storia d'amore, e quindi cominciamo dal principio, come si suole cominciare. Allora, chiamiamola una storia di follia, perché abbiamo sposato l'arte in tempi non sospetti, diciamo, proprio io ho cominciato... Beh, te da sempre, praticamente. Da sei anni, cioè, i miei genitori non hanno mai acceso la radio in macchina, mi spiace dirlo per Attilio, che specialmente lavora tanto in radio, perché tanto cantavo continuamente tutte le canzoni che conoscevo. E quindi niente, decisero di farmi studiare musica, anche se a volte può sembrare una carriera un po' particolare, quella artistica non sempre trova la strada, no? E invece così andò, mi sono diplomata al Conservatorio di Lucca, la bella città toscana, non so se siete mai stati, ha dato i natali a Puccini, ma insomma, bellissima città che amo. E lì, grazie a Maria Gloria Belli, la mia insegnante storica, anche una grande ispirazione umana, oltre che come insegnante, e sono riuscita a diplomarmi a cavallo fra le due città, perché già verso i 20 anni, 22 anni, iniziai a venire a Roma per ingaggi televisivi. Insomma, ho fatto un po'... La musica è sempre stata un po' l'altra parte di me attraverso cui provare ad esprimere ciò che magari ancora con le parole non ero in grado di fare. Ancora oggi faccio magari fatica, quindi preferisco cantare spesso. Ma io ho una curiosità. Attilio, come vi siete incontrati? Proprio il vostro primo incontro. Il nostro primo incontro è stato dopo uno spettacolo che io facevo con Lillo e Greg, siccome la sorella Vania Della Bidia lavora con noi, con Lillo e Greg, e dopo lo spettacolo ci ha presentato la signorina Ilaria. E subito si è rimasto colpito. Ovviamente. Io rimasi colpita da questi pazzi, nel senso buono, nel senso...
questa simpatia travolgente, ma anche surreale, e anche proprio nella vita. Quindi ricordo, non mi dimenticherò mai, appena conobbi appunto Attilio dopo il teatro, mia sorella è attrice appunto, e erano così particolari, scherzosi, strani, che io dentro di me non si prendevano mai sul serio. Ecco, io dentro di me, in un mondo di maschere, no? In un mondo dove, specialmente nel nostro ambiente, ognuno tiene un personaggio per poter avere più, non so, più ascolto, dignità, autorità, questi si mettevano proprio a nudo in maniera stupidina, dicevo io. Allora dissi, oh, cioè non è normale, è un po' motterello, oppure ha un desiderio di farmi sorridere così grande, anche un'autostima, una centratura interiore per cui non si vergogna a perdere un po' la faccia per strappare un sorriso agli altri. Questa cosa mi ha conquistato. Poi in realtà ho scoperto che era la prima opzione, che è un po' matto. Sto scherzando. Beh, però le conquiste sono andate avanti anche in un altro modo, perché per corteggiarla hai fatto proprio una di quelle cose romantiche che sono proprio belle. Ce ne sono tante, ora non so. Beh, quale... Si trattava di un ristorante chiuso, di un luogo chiuso, tu a un certo punto hai detto, vabbè, ma sai che faccio? Lo prendo tutto quanto. Sì, era il suo compleanno. In realtà ho fatto aprire apposta questo luogo dove si suona del jazz, dove ogni tanto andavo a suonare con i miei amici, e era un lunedì, quindi era chiuso in realtà perché era il giorno di chiusura, e io gli ho chiesto, guarda, stasera devi aprire per forza perché è il compleanno di Ilaria, e erano i primi giorni che la conoscevo, insomma, e quindi per far colpo. Me l'ha raccontato dopo che il locale sì, era chiuso, non l'ho mai saputo. E Ilaria, questo ti ha conquistato anche questo gesto. Sì, Ilaria, noi oltre che la musica, per te fin da quando sei piccola è importante anche la fede. Sì. E nel tuo percorso di fede, proprio da ragazzina, hai fatto tanti incontri importanti. Ce ne vuoi raccontare qualcuno? Allora, personalmente penso il viaggio più bello veramente che possiamo fare nella vita è quello dentro di noi. E quindi quando guardi dentro trovi sempre colui che questa opera d'arte ha creato. Io parlo di ognuno di noi, non di me stessa soltanto, ovviamente. E quindi sì, io ricordo questa, mi piace osservare, rileggere la mia vita come un libro, andando proprio a vedere dove si è manifestato piano piano, perché chiaramente era la figura di Dio, era uno sconosciuto anche per me quando avevo 7-8 anni, addirittura, insomma, con tutte le difficoltà della crescita, dell'infanzia, dell'adolescenza e così via. Però c'è sempre, mi rendo conto che c'è sempre stato, e l'ho riscoperto, si è fatto scoprire, mi ha conquistato a tappe. Diciamo, la prima verso i 12-13 anni, per una crisi molto profonda, io rendo lode, proprio ringrazio le crisi, perché insomma, se prese nel modo giusto, poi con le persone che ti aiutano a camminare, veramente sono fonte, sono uno scrigno prezioso. A proposito di persone che ti aiutano a camminare, è arrivato un videomessaggio per te, vediamolo insieme. Don Luigi! Ciao figlio e ciao figlio. Non ci posso credere. Che gioia vedervi in questo studio. Che gioia soprattutto ricordare quel giorno, 22 ottobre, San Giovanni Paolo II, 2022, quando vicino a Lucca vi siete sposati. Io ho concelebrato quella santa messa. Ilaria, tu hai una ugola meravigliosa e stupenda, e tu Attilio suoni in maniera divina. Che il Signore accompagni sempre le vostre meravigliose vite. Un forte abbraccio. Ciao carissimi. No, ma è fantastico, è sorpresa. 22 ottobre 2022 ha concelebrato il vostro matrimonio. Sì, poi Don c'era Luigi, una schiera di sacerdoti, frati. Tanti amici che durante la vita ci hanno aiutato. Ovviamente Don Luigi è stato pagato da me per questa cosa qui. Per cui aver detto questa cosa oggi. No, fantastico, queste belle immagini che vedo proprio mi ricordano questi incontri artistico-spirituali che Don Luigi Trapelli ha cominciato a fare diversi anni fa, venendo apposta a Lucca da Peschiera del Garda, andando proprio a trovare, cioè a incontrare artisti dal web, dal social. Per noi, almeno per me, insomma, che ero sempre comunque con un orecchio alla parola, perché non cercavo sempre di farmi aiutare, però ero un po' più distante, chiaramente, cioè nel mondo, giravo, eccetera, e ritrovare qualcuno che mi facesse riassaporare il profumo di casa. Io quando dico casa con la C maiuscola è proprio là dove sento l'amore, la bellezza di Dio, no? La semplicità, non,
che va oltre anche la terminologia che tutti chiamano come chiesa, cioè proprio il vero concetto di chiesa, la comunità. Quindi ci trovavamo in casa di questa amica attrice, produttrice, condividevamo della parola, abbiamo anche ascoltato altre religioni, è venuto un imam, abbiamo ascoltato una biblista importante, e poi ognuno metteva propri talenti a frutto su un tema, questo San Francesco, la Madonna, eccetera, e poi celebravamo la messa, ma in una semplicità proprio come io mi immaginavo fossero i primi discepoli, i primi apostoli, no? Quindi è stato proprio un primo rincontro con il Signore, perché io appunto ero un po' a giro, avevo bisogno di questo ossigeno, ero proprio stanca della vita. Si facevano sempre le due di notte, ma insomma vabbè. Attilio veniva trascinato per amore, perché per conquistarmi stava qui, e puntualmente gli incontri, non volendo, venivano fatti il giorno prima della radio, della sua diretta radiofonica. Quindi si dormivano tre ore, il giro del coniglio. Ti lasciavi trascinare però. Certo. E per amore, questo altro. Mamma mia, Attilio fa tutto per amore, è un uomo da un cuore immenso. Allora, a proposito d'amore, c'è un brano che volete proporci, che l'amore lo contiene proprio nel titolo, poi magari ci concentriamo anche su qualche cosa che ci viene proprio dal testo, quindi io vi invito a riprendere il nostro piccolo palcoscenico di Buon Mattino e vi ascoltiamo con Love is Gold. Your life is a book I'm reading. Your life is a gift, thanksgiving. Your life is a pencil, the highest love is guiding. Your life is a land to discover. Your life is a song still composing a heavenly tune, drawing us back home. As many colors as you can catch from the rainbow, just treasure and hold them tight in your heart. Then you stand to fight your days and don't forget the secret to any work of art. It will be your life, delicate precious of gold. Love is gold. Love is God, God is love. He's the light upon your face, glowing gratefulness and grace. He's the sun in your heart racing. He's the symphony of love, he's the colors of your soul. You and me, me and you, God. Venite. Noi ce la stiamo proprio godendo con Grazia da spettatori. E è troppo Love emozionante is Gold. Cantare questa canzone, perché questo poi è il vostro brano. No, penso è stata nel mio cassetto per anni e anni e anni, fino a che appunto non ho incontrato Attilio e Angelo Anastasio, che ha composto con noi la melodia. E questo era un testo dal quale mi ero fatta ispirare. Ci sono molti momenti, dalla matita nelle mani di Dio di Madre Teresa, appunto a Fate della vostra vita un capolavoro del nostro amico San Giovanni Paolo II. Ma in generale era il desiderio di scrivere un brano che fosse veramente per tutti. Cioè io quando sento la parola Pentecoste mi emoziono, perché io penso che noi cristiani dovremmo parlare a tutti. Io ho molti più amici non credenti, o differentemente credenti, o credenti ognuno a modo suo, perché siamo una meraviglia, tutti diversi l'uno dall'altro. Ma la cosa bella è che Cristo è per tutti, non è una religione, è una persona. Quindi a me piace usare queste parole anche nei miei testi, nel quali sì, c'è chiaramente Dio è amore, God is love and love is gold,
e magari fare riferimento, come in questo caso è un dipinto in musica questo brano, quindi mi sono ispirata un po' ai colori dell'iconografia, no? Quindi l'oro è il colore della presenza e della luce di Dio. Ecco perché l'amore è oro in questo senso. Però ecco, nel testo spiegare che cos'è, quindi è il battito del tuo cuore, il colore della tua anima, il sorriso ritrovato, la pace col passato, questa è una cosa che possono sperimentare e devono sperimentare tutti. Noi lo auguriamo col cuore, questa è la vera preghiera di ogni cristiano, insomma. Ilaria, prima, poco prima di iniziare la puntata, ci avete confessato che è la prima volta che concedete un'intervista da marito e moglie. Noi siamo davvero grati e onorati che ci avete scelto. E allora, per ringraziarvi, vogliamo farvi ancora un'altra sorpresa, perché le sorprese non sono finite qui. E allora, questa volta, addirittura in collegamento, vogliamo chiamare padre Daniele Randazzo, buongiorno! Non ci posso credere! Buongiorno a tutti! Dove sei? Ciao Attilio! Ciao, lo vediamo? Italia. No. Sì, lo vediamo, eccoci! Ciao! Che bello, padre Daniele! Bacione! No, questa è la voce che ci fa stare sempre bene. Allora, io devo dire una cosa importante. Io mi sono sposato con lei perché ho trovato la donna della mia vita, ma anche il sacerdote della mia vita, perché sennò... E questa è una dichiarazione. È vero. Sì. E allora io vorrei subito far raccontare a te, Attilio, ci racconti la proposta che hai fatto Ilaria in presenza anche di padre Daniele. Sì, eravamo a pranzo dai nostri amici frati, perché ogni tanto facciamo questi ritrovi anche legati l'orto. Sì, all'orto, perché facciamo l'orto, insomma, vabbè, ci andiamo a divertire spesso insieme. E quindi quel giorno, siccome lei in una lettera che mi aveva scritto, poiché io ero un po' restio, diciamo, al matrimonio prima di incontrare padre Daniele in realtà, allora mi aveva scritto questa lettera in cui diceva che mi avrebbe sposato anche a piedi nudi in mezzo al parco con come anello solamente un filo d'erba. E quindi quel giorno ho deciso che era il momento giusto e feci un anello di filo d'erba e lo misi dentro uno scrigno di un anello vero e a tavola, a pranzo, glielo consegnai davanti a tutti i testimoni, così. Che io perché lei non ci credeva, lei pensava che fosse uno scherzo. Ovviamente. Poi ho visto padre Daniele commuoversi e ho detto, allora forse è vero. Padre Daniele, era tutto vero. Era tutto vero e tra l'altro ha fatto una sorpresa anche a noi, perché Attilio è stato così furbo da non dire niente anche a noi. E quindi nel bel mezzo del pranzo a un certo punto si è creata un'atmosfera che non si capiva e insomma le lacrime sono scese per la gioia a tutti. Bellissimo. No, fantastico, che giorno. E poi mi ha fatto ridere Attilio, ha detto, ho chiesto la mano lì perché sono gli unici amici davanti ai quali non mi sarei mai vergognato di questo, perché è stato un passo importante per Attilio, io lo apprezzo moltissimo. E allora i passi li conosceremo fra poco. Bello. In qualche istante di pubblicità, padre Daniele, rimani con noi, ci vediamo fra poco. Fra poco. Siamo tornati e siamo ancora in compagnia di Ilaria e Attilio e stiamo raccontando una coppia nel lavoro e nella vita, una coppia bellissima, ma io vorrei dirvi, ragazzi, le sorprese non sono ancora finite, perché abbiamo ancora tanto da raccontare, dobbiamo ancora raccontare un aspetto lavorativo molto importante che è diventato poi anche famiglia per voi, Andrea Bocelli, ma ci arriviamo tra un po', perché prima dobbiamo collegarci, è lì che lo stiamo vedendo, padre Daniele, eccoci. Ma cosa ci racconti di questa meravigliosa coppia? Ma allora, Attilio e Ilaria sono due artisti, ma sono due artisti diversi tra di loro, potremmo usare l'immagine del fuoco, Ilaria è la fiamma e Attilio è la brace. Beh. E la fiamma si accende subito, illumina, scalda, e invece la brace è quello che resiste. Ecco, la cosa bella è che in questa diversità loro sono un unico fuoco. Ed è proprio così. Un aneddoto che potrei raccontare è che loro sono venuti, io li ho conosciuti perché sono venuti ad ascoltare una catechesi in parrocchia e Ilaria stava sempre in prima fila con gli occhi sgranati e beveva ogni parola che veniva detta. Attilio invece era sempre scocciato in fondo, capito? Dice, quando finisce questa pizza? E poi, come dice sia Ilaria come dice anche Attilio, poi alla fine un rapporto bellissimo si è creato anche con Attilio.
Attilio, che a un certo punto ha proprio sdoganato l'amicizia e questo rapporto veramente è bello, insomma. Sì, un perché dono, spesso dono succede prezioso. Così che gli amici suoi, quando me li presenta, io sono un po' così, dice, ma non lo so, poi diventano più amici miei che amici suoi. Ho i miei tempi, diciamo. Bellissimo, è vero. Alla fine era Attilio che diceva, sbrighiamoci, se no abbiamo i posti in fondo, non capiamo niente dopo di quello che dice padre Daniele. Però questo rispecchia poi, anche poi tanto del vostro rapporto, cioè il fidarsi l'uno dell'altro, no? Sì. Sapere che io arrivo fino a un certo punto, però se tu mi dai una mano e mi trascini, io ci arrivo, cioè, cioè, i miei tempi, ma sì, ci arrivo. Sì, sì, ma infatti. È bellissima la metafora che ha utilizzato padre Daniele, e posso dirlo, io vi avvicini, vi vediamo da vicino, è bellissimo vedere la commozione nei vostri occhi, sì. Perché forse padre Daniele, non so se l'ha notato, ma è davvero bello. Grazie. Io colgo questa occasione per dirlo anche a tanti amici e a tutti, coppie anche magari in ascolto. L'amore è bello, può sembrare facile, invece è come la musica, è un cammino difficile e bisogna avere amici, persone, guide che ci aiutino a crescere, perché ci sono tanti di quei tranelli, cioè pure un amore come il nostro ha avuto tante di quelle difficoltà anche, perché no, durante tutto il fidanzamento eccetera eccetera, e quindi veramente in questo la figura, in questo caso di padre Daniele, è stata fondamentale. Anche Don Pietro Gianneschi, il mio primo padre spirituale, ci aiutò tantissimo, e padre Daniele è stato fondamentale anche per proprio con Attilio trovare una strada per celebrare il nostro amore nel modo migliore. Padre Daniele, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, sì, allora, per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi. Ciao, ciao padre Daniele. Mi salutate anche con Attilio e Ilaria. No, bellissimo. Si parlava di musica, grazie. Giacomo, ma l'abbiamo anche un po' nominato. Ma è arrivato un altro... Ho sentito un Lindlon, è arrivato un videomessaggio. Vogliamo vedere? Vediamo. Un'altra sorpresa. Vediamo. Non ci posso credere. Carissima Ilaria, un saluto e un abbraccio qui da New York, insieme a Virginia. E ti auguro tutto il meglio. So che stai facendo una televisione. Io ricordo il primo nostro incontro, che è avvenuto all'interno di una chiesa. Tutte le volte che abbiamo avuto modo di parlare di fede, di speranza, e quante cose abbiamo condiviso anche sul palco, in giro per il mondo. Ti auguro tutto il meglio. Un abbraccio. E qui dobbiamo ringraziare Attilio. Sì, davvero. Sì, quindi la sorpresa è per te, Ilaria. Posso credere. Sì. Cioè, è troppo bello. Ti ringrazio perché... Ringraziamo anche Veronica. Assolutamente. Che è stata la nostra complice in questo. No, bellissimo, perché poi le ho scritto proprio ieri dicendo siamo in diretta, TV 2000. E allora ti salutiamo e ci ringraziamo. Grazie. Anche perché siamo con il maestro Bocelli, appunto, e Veronica, ormai sono 12 anni, ci siamo conosciuti nel 2011. Grazie a loro ho viaggiato in tutto il mondo cantando insieme a lui in duetto, potendomi esibire in platee sconfinate di cuori, dico sempre così, e però mai, diciamo, non amo troppo chiedere, specie quando c'è anche un'amicizia e un grande affetto del cuore così, quindi un messaggio così personale è la prima volta in 12 anni. Grazie. Anche in questo si riverbera la coppia. Coppia che vogliamo rivedere all'Azione per un altro regalo che ci fate, tra l'altro collegato proprio ad Andrea Bocelli, ed è un brano che vi unisce proprio, The Prayer. Quindi io vi invito a riprendere nuovamente il nostro palcoscenico. Ancora una volta. To a place where we'll be safe.
Parole ci lasciamo. Anche per la pace. Sì. In un brano che tra l'altro non è, avete individuato e scelto non a caso. No, no, assolutamente, c'è bisogno proprio di, appunto, di pregare per la pace, ma nel senso proprio del cuore. Io, se Dio è amore, ogni canzone d'amore può essere una preghiera, quindi perché no? Perché no? Condividiamo amore. Io e questo devo davvero molto al maestro Bocelli, perché è stato un maestro, e lo è tuttora, un maestro non solo sul palco ma anche di vita. Appunto, grazie a lui ho riscoperto molte porte bellissime della fede, ho conosciuto Chiara Mirante, grazie ad Andrea e Veronica ho potuto conoscere le belle missioni che fanno con l'Andrea Bocelli Foundation, alla quale ho preso parte come artista, come volontaria. Attilio, come Veronica dice, volontario forzato, per amore. Bene, questi veramente anche loro per primi sono una coppia veramente nell'arte, nella vita, nel cuore eccezionale, pieni di vita, sono fonti di ispirazione costante per come si mettono in gioco costantemente. In questo veramente Andrea è un cristiano nuovo, ritrovato, rinnovato, grazie al quale io ho potuto conoscere, appunto, perché no, Chiara Mirante, Nuovi Orizzonti e così via, è stato bellissimo. Stiamo vedendo ora delle immagini. Esatto, qui eravamo maestro. Proprio a Piazza San Pietro, e quel bambino che vedete bellissimo, un bambino di una delle scuole di Haiti, dove sono stata con la fondazione, scuole di strada che sono state ricostruite, quindi con l'acqua potabile, con le fondamenta. E la cosa bella della fondazione Andrea Bocelli Foundation è che i progetti vengono realizzati, aperti, sotto gli occhi di tutti, quindi con un'estrema trasparenza, dedizione e passione, e poi vengono seguiti anche costantemente. Anche molte scuole del centro Italia distrutte dal terremoto sono state riassestate, rimesse insieme alla scuola di musica, all'Accademia di Camerino, di Muccia e così via, e vengono costantemente seguite. Adesso c'è anche un progetto internazionale, questo appunto bambino di Haiti faceva parte del coro Voices of Haiti, attraverso il quale questi bambini di Haiti sono stati portati, e c'ero anche io a New York a cantare anche per il presidente, a cantare in luoghi dove loro non potevano mai andare altrimenti, per dare loro un sogno. Anche Padre Rick di Haiti, noi ci preoccupavamo di dire, ma non sarà che vedono una realtà che li possa destabilizzare? Invece lui disse, la cosa più destabilizzante è non avere sogni da offrire a Dio, quindi bisogna vedere, bisogna sperare in qualcosa sempre di più grande. Quindi. Ilaria, che emozione è stata incontrare Papa Francesco? Ah, Papa Francesco è... No, due volte, ecco, queste sono quelle cose per le quali meglio cantare che parlare, perché sono emozioni troppo belle, troppo grandi. È veramente un grande padre. Guarda, questi qui eravamo proprio alla Cittadella, ecco, Cielo, qua, a Frosinone. Chiara Mirante la si vede sulla destra, sempre sorridentissima. E in questa occasione Papa Francesco era particolarmente felice, perché era anche un po' una visita a sorpresa, diciamo, non era così istituzionale. È stato con noi tutto il giorno a festeggiare appunto questa comunità di persone piene di luce, insomma. È stato bellissimo, e come disse bene Andrea Bocelli, che mi presentò la prima volta in San Pietro a Papa Francesco, disse:
Sua Santità, siamo sempre a disposizione, eh? Quando vuole noi cantiamo. Beh, lei ha detto, l'avete incontrato due volte, non c'è due senza tre. Esatto, si dica. Esatto. E quindi sentiamo il videomessaggio di Papa Francesco. No, non è vero. No. Questo non c'è, no, questo non c'è. Oddio, se ci sta guardando magari può essere, però... Ciao. Comunque, a proposito di appunto guardare verso il futuro, sì, voi siete due vulcani, anche lavorativamente parlando, progetti? Non che cosa avete fermi in cantiere? Progetti? Non stiamo mai fermi. Adesso siamo in... Proprio... In lavorazione, sì, di un video, di un nuovo brano che abbiamo composto. Proprio domani uscirà K.O., sì, dico soltanto questa cosa, K.O.D., che è proprio quando uno è al tappeto, quindi knockdown. Può sembrare una canzone leggera, e lo è, allegra, giocosa, ritmica. In realtà quello che abbiamo voluto esprimere è che è quella parte di umanità che rimane al tappeto. Quindi è quella condizione in cui io sono al tappeto, non posso fare niente, sto chiedendo a te di fare qualcosa. Quindi questa è la voce dell'umanità, di madre natura, e la voce anche di Dio stesso, che dice: ora tocca a voi, fate la scelta d'amore, fate questa rivoluzione dell'amore. E allora poi vi aspettiamo per ascoltarvi. Però, vabbè, promesso? Okay. Promesso, promesso, grazie. Grazie. Venite a salutare con noi. Grazie a voi, è veramente un buon mattino. Abbiamo iniziato nel modo migliore la giornata. Grazie ancora, Ilaria Della Bidia, Attilio Di Giovanni. Noi ci salutiamo, ritorniamo naturalmente lunedì mattina, ore 7:30, la devozione alla Madonna e in particolar modo lo Scapolare Verde. E adesso la linea a te, Monica. Monica Di Loreto con il mio medico. Grazie, buongiorno.